secondo raduno quad di Paglieta. Una grande voglia di essere a contatto con la natura per chi osa sfidarla in questa maniera. Gli Svalvolati del Sangro, un weekend di intorni all'insegna dell'avventura. Massimo Sampieri, Auto In, voglia di quad, e per questo secondo raduno qui a Paglieta, di cui tu sei protagonista. Se non fosse stata una tua grande voglia, nessuno avrebbe potuto mai vedere la voglia di avventura che voi dimostrate nell'ambito di questo Ovviamente. Raduno. Sì, diciamo che io faccio questo tipo di raduni perché mi piace fare raduni, è una mia passione, e in più li vendo anche. C'è tantissimo lavoro perché bisogna prima trovare il percorso, che è la cosa più difficile. Farlo bello, cioè trovarlo bello, trovarlo indicato ma non tanto rischioso, e molto tecnico su alcuni punti. E poi c'è l'organizzazione per le pause, per il pranzo, per insomma la gente che ti aiuta per fare degli attraversamenti, e è bello. Da un raduno puoi già capire che tipo di mezzo puoi acquistare o meno. Guarda, ti lascio lanciare un messaggio a tutti coloro che i quad li amano, i quad li hanno e i quad magari li vendono anche, affinché partecipino a queste occasioni. Passione, passione, passione. Con le vere protagoniste di questa giornata all'insegna della natura e dei quad, le signore e signora? Rosa. Sabina. Cosa abbiamo preparato oggi di buono per questi quadisti? Abbiamo fatto la pasta asciutta, un arrosto misto. Venire qui a Paglieta a trovare le due signore che vi aspettano, un buon piatto di pasta, una buona carne arrosto, tutti questi quadisti pronti a ripartire. Voi siete le veline numero uno di questo raduno. Alessandro Cericola, presidente del motoclub Svalvolati del Sangro di Paglieta. C'è tanto impegno, c'è un bel gruppo, siamo abbastanza affiattati e c'è la passione per la natura, per il verde, per l'acqua, per il fango, per tutto quello che ci tiene legati un po' al fuoristrada. Deve essere il fondo bagnato e qui c'è il fiume infangato, e magari se c'è anche la bella giornata va bene. Insomma, dobbiamo mettere un pochettino, sì, tutti gli ingredienti insieme. Esatto. Fondamentale è la presenza di tutte queste persone che amano questi mezzi, ovvio. E i mezzi ovviamente pronti per affrontare tutte le intemperie. Qual è la cosa più particolare che ti è capitata di vivere nell'ambito di queste giornate? Ma spesso e volentieri mi si porta via l'acqua. Molti più numerosi, mi raccomando. Il percorso è uno spettacolo. Vi aspettiamo, venite. Dove poter visionare? Su Facebook, Motoclub Svalvolati del Sangro, anche sul mio link, Alessandro Cericola. Nel territorio abruzzese, ora siamo a Paglieta, giriamo. Lifestyle. Aspetta, lo ridicolo. Your lifestyle is by quad. È by quad? Vado. Presidente del motoclub delle Svalvolati. Svalvolati del Sangro. Del Sangro, qui di Paglieta. Tutto qua. Ma me lo vado a emozionare, mannaggia. Sì. Oddio mio, Katia, vai! E su questo stile di vita a quattro ruote ringraziamo Auto In all'interno di Paglieta, Massimo Sampieri, che ci ha permesso di realizzare queste splendide immagini. Con questo percorso ha pagato sicuramente la nostra voglia di avventura. Girate anche voi a quattro ruote con Weekend e dintorni, che per voi su quad continua a girare.